Oggi ti mostro come puoi preparare questo aperitivo se anche tu sei in dieta Dukan come me. Continua a guardare il video se vuoi sapere come realizzare le nostre polpette di tonno, i cestini di uova e prosciutto cotto, le chips, la salsa al formaggio e il drink. Ma prima di iniziare con le ricette e con le preparazioni, ti ricordo di iscriverti al mio canale se non sei ancora iscritto e attiva la campanella per non perdere tutti gli altri prossimi video. Preparare la piadina o le chips di fiocchi di latte ci serviranno una teglia con della carta forno, una forchetta e poi come unico ingrediente i fiocchi di latte. Allora, questi fiocchi di latte sono diversi. Io solitamente ho preso sempre questi, ho trovato sempre questi al Lidl, ma stavolta ho trovato anche questi qui in versione light. C'è una differenza, praticamente questi in versione light hanno meno grassi, ma più carboidrati rispetto a questo. Io ve lo farò vedere sempre con questi fiocchi di latte che ho sempre preso perché diciamo, ho sempre usato questi e non vorrei che usando questi per la prima volta non viene bene la ricetta. Bisogna semplicemente aprire i nostri fiocchi di latte, magari in questo caso sgoccioliamo un po' il siero e poi li andiamo a versare direttamente così tutti sulla nostra carta forno. E poi andiamo a schiacciare bene facendo una forma circolare. Schiacciamo bene così con la forchetta, cercando di appiattire il più possibile, ma senza lasciare, diciamo, spazi scoperti. Ecco, ottenuta questa forma, andiamo a infornare a 180 gradi, forno ventilato fino a quando non vedremo tutto il siero asciugarsi e i bordi diventare dorati. Per preparare la nostra salsa di formaggio ci serviranno una ciotolina, una forchetta e formaggio fresco light, aceto di mele, curcuma, erba cipollina e curry a piacere. Per prima cosa prendiamo il formaggio e ne mettiamo un po' all'interno della nostra ciotolina. Prendiamo l'aceto di mele e a piacere ne versiamo un po' ad occhio. Non deve essere tanto, mi raccomando, giusto un po' per dare il sapore, per fare diventare un po' più liquido la nostra crema di formaggio. Mescoliamo. Aggiungiamo le spezie. E mescoliamo fino ad amalgamare tutto. Ecco qui, la nostra crema al formaggio è pronta. Questa è ottima per accompagnare chips, farcire piadine oppure condire carni e pesce. Usciti i fiocchi di latte dal forno, sono venuti un po' bruciacchiati i bordi perché l'ho lasciato un po' di più rispetto al solito, ma non è un problema perché ora vado a tagliare, infatti ho già le forbici per andare a tagliare il contorno. Perché sto facendo questo? Sto facendo questo perché ora andremo a ultimare la cottura al microonde e quindi taglio i bordi perché il piatto del microonde è rotondo, altrimenti la carta forno della forma rettangolare non c'entrerebbe. Faccio cuocere al microonde fino a completa doratura, circa 2 minuti e mezzo, 3 minuti, e poi una volta cotta, i bordi bruciati li andremo ad eliminare. Questa è la piadina appena cotta al microonde. L'ho fatta cuocere a 750 watt per 2 minuti circa, facendo una pausa. Praticamente l'ho fatta cuocere un minuto, finito di cuocere per un minuto e poi l'ho fatta ricuocere per un altro minuto. Adesso possiamo o lasciarla così, ma noi vogliamo creare le chips e quindi andiamo a creare le nostre chip e le sistemiamo all'interno di questa ciotolina. Quindi cosa andiamo a fare?
Leviamo intanto i bordi bruciati. Ok, e poi iniziamo a spezzettare in questo modo e a sistemare dentro la nostra ciotolina. Vi assicuro che non hanno nulla da invidiare alle classiche patatine, quelle confezionate di marche famose. Così fatte semplicemente sono veramente molto croccanti e saporite. Secondo me non c'è nemmeno bisogno di aggiungere sale. Ogni tanto è capitato che gli ho aggiunto delle spezie tipo paprika, rosmarino, ma davvero non è necessario, sono abbastanza buone e gustose in questo modo. E voilà, queste si possono accompagnare benissimo con la salsa al formaggio appena fatta. Vi assicuro che sono davvero buone e deliziose. Per la ricetta delle polpette di tonno ci servono una scatoletta di tonno, un uovo, un cucchiaio di crusca di grano, due cucchiai di crusca di avena, un cucchiaio di formaggio, spezie a piacere, in questo caso io ho scelto semi di finocchio. Dopo aver sgocciolato l'acqua dal tonno, versiamolo nel nostro contenitore, rompiamo l'uovo. E con la forchetta schiacciamo il tonno insieme all'uovo, schiacciandolo per bene. Aggiungiamo un cucchiaio di crusca di grano, due cucchiai di crusca di avena e amalgamiamo sempre in questo modo con la nostra forchetta, schiacciando tutto il composto. Aggiungiamo semi di finocchio a piacere e amalgamiamo. Infine aggiungiamo un cucchiaio di formaggio. Continuo a mescolare. Una volta ottenuto questo composto, siamo pronti a dare forma alle nostre polpette. Adesso inforniamo le nostre polpette a 180 gradi per circa 20 minuti. Adesso prepariamo i nostri cestini di prosciutto cotto con le uova. Ci serviranno uno stampo in silicone dalle forme piccoline, tipo così come queste, insomma non molto grandi, due fette di prosciutto cotto, due uova e pepe nero. Prendiamo la fetta di prosciutto cotto e la sistemiamo all'interno della nostra forma in modo che ci entri per bene ma che allo stesso tempo fuoriescano i bordi. Ok, e ripetiamo la stessa cosa con un'altra fetta di prosciutto cotto. Sistemiamo qui, così. A questo punto prendiamo il primo uovo, facciamo la stessa cosa
con il secondo uovo, prendendolo lo posizioniamo al centro della nostra fetta di prosciutto cotto. Cospargiamo con un po' di pepe nero. Inforniamo a 180 gradi centigradi, forno ventilato, fino a quando l'uovo non è quasi completamente cotto, facendo però attenzione a non bruciare il prosciutto. Per il nostro drink ci serviranno cubetti di ghiaccio, una fetta di limone, e la Coca-Cola Zero. Dunque, abbiamo sfornato le nostre polpette di tonno, abbiamo ripreso le nostre chips di fiocchi di latte e la nostra salsa al formaggio, il drink c'è, posizioniamo i nostri cestini di prosciutto cotto alle uova, il nostro aperitivo versione Toucan è pronto, anche le polpette di tonno sono buonissime da immergere nella salsa. E tutto diventa veramente molto sfizioso. Un'idea utile, fantastica, per non rinunciare proprio a niente e per goderci l'aperitivo anche se siamo in dieta. Perché per fortuna con Toucan tutto è possibile. Se questo video ti è piaciuto metti un like per aiutare me e il mio canale a crescere e ti ricordo che puoi seguirmi anche su Instagram per visualizzare tutte le stories motivazionali sulla dieta Toucan. Grazie per aver guardato questo video fino alla fine, ci vediamo al prossimo. Ciao!